Un nuovo segnale inquietante lanciato alla cooperativa Progetto Germano, che sta sviluppando l'idea dell'orto sociale. Forse per questioni legate ad altre dinamiche, fatto sta che ciclicamente vengono notificati all'indirizzo della cooperativa presieduta da Fabio Cifuni messaggi ben precisi. L'ultima in ordine di tempo riguardano alcune galline nere lasciate nei giorni scorsi sgozzate e squartate sulla terra della cooperativa. Allora Fabio, cosa è successo in questi giorni qui? È successo che abbiamo trovato 4 galline, una lunedì e 3 martedì, morte con il collo spezzato e lanciate letteralmente nel terreno. Ora, noi non diciamo che questo sia un atto criminale, mafioso, un avvertimento, cosa, sicuramente una bravata, ma quello che non ci sappiamo spiegare, vorremmo capirlo, per questo abbiamo poi sporto denuncia ai carabinieri, è il perché proprio dentro il nostro terreno, un terreno l'unico recintato della zona. Ci sono intorno tanti terreni incolti dove se ti muore un animale dentro il tuo pollaio, tranquillamente lo puoi smaltire illegalmente, come siamo abituati a fare la scalea, in terreni incolti, ma lanciarlo in un terreno dove finalmente si vede un po' di pulizia, si comincia a vedere un po' di raccolto, è antipatico. Cosa hai provato nel vedere tu e i tuoi ragazzi, cosa avete provato nel vedere questa cosa? Il lunedì con la prima gallina abbiamo pensato che qualche cane l'ha portata qui ed è venuta a fare un pasto tranquillo, sereno, sul pulito, è finita lì. Secondo giorno, quando abbiamo trovato la seconda gallina, ci siamo chiesti il come mai. Poi quando sono venuti i carabinieri con loro, abbiamo trovato 2 buste con altre 2 galline dentro, e lì tanta rabbia perché, ripeto, non vogliamo pensare che sia un avvertimento, un qualcosa di chissà che pericoloso, non lo vogliamo pensare, anche perché se proprio volessimo pensare che questo è un territorio andranghetista, ma usano le galline, si è sempre usato, non so, il capretto, il cavallo, animali di un certo spessore, a meno che non stanno in crisi pure loro, ma non lo voglio credere. Senti, cosa state coltivando in questo momento? In questo periodo abbiamo bietole, finocchi, cipolle, appena piantato i piselli, abbiamo fave, fragole, tra non molto metteremo all'opera, piantumeremo un bel po' di peperoncini che ci serviranno poi per settembre per partire alla grande con il progetto Scaliando. Tu sui social generalmente fai vedere finocchi, fragole e quant'altro. Ieri cos'è successo una volta che sui social hai messo le foto, quelle immagini e hai fatto i tuoi commenti? Ci sono state reazioni, probabilmente in privato, cos'è successo? Molte chiamate da fuori, dalla Calabria, da Manfredonia, da Roma, diciamo, si è mossa qui da noi la Caritas diocesana, Monsignor Bonanno ci ha mandato la sua solidarietà, sono venuti i ragazzi del Servizio Civile Nazionale da San Marco Argentano, stamattina abbiamo avuto qui il Presidente del Consiglio Comunale, abbiamo avuto alcuni esponenti di Pensiamo a Scalea, l'ex assessore Eugenio Enrico. Stop, basta questi, cioè non abbiamo avuto molta solidarietà da parte di chi invece probabilmente è convinto come noi che sia un gesto di qualche balordo, però comunque il gesto c'è, quindi in qualche modo andrebbe detto, come ho fatto io sui social, almeno a dire io non ci sto, né più né meno, almeno questo andava fatto. Questa mattina ha parlato di questa vicenda nella rassegna stampa anche Rai 3 Nazionale. E stamattina ne parlavo con una signora di Scalea, Clementina Grisolia, dell'associazione Banca del Tempo di Scalea, che mi diceva che aveva letto nella rassegna stampa che si parlava di questo. E io gli ho scritto che di questo ne sono rattristato, perché mi piacerebbe che della mia terra, perché Scalea è la mia terra, la abito da un bel po', la vivo, ci progetto, cerco di recuperare gli sbagli fatti del passato, ma nella mia terra, senza scappare via. E sapere che, nostro malgrado, per colpa nostra, si parli male ancora di questa terra è doloroso, però purtroppo il gesto c'è stato, che possiamo fare? Questa mattina sono venuti anche cittadini comuni, non solo quelli che hai nominato? Pochi, veramente pochi, c'è stato il presidente della Proloco, altre 2 o 3 persone, pochi e pochi. Quando siamo arrivati con la truppa abbiamo visto che c'erano alcune persone che sono cittadini comuni. Sì, volendo dare un numero ti dico 10, 12.